Lunedì 13 luglio, ben ritrovati e buon inizio settimana con il TG Estate di Cilento Channel. Apriamo il notiziario di oggi con una notizia di cronaca. Doveva essere una giornata di festa, invece si è trasformata in una tragedia. È successo ieri presso la chiesa della Madonna delle Grazie. Un episodio alquanto insomma insolito. Una donna ha partorito nel bagno della chiesa un feto morto, ma ascoltiamo i dettagli nel primo servizio di oggi. Doveva essere una giornata di festa e invece si è trasformata in un giorno orrendo. Era da poco terminata la messa del battesimo della prima bimba di una coppia di cittadini agropolesi quando una donna originaria della Sicilia, incinta alla 29ª settimana di gravidanza, ha chiesto di andare in bagno. Tutto è durato pochi minuti e quando è uscita dal bagno, sconvolta, chi era presente ha capito che qualcosa era successo. La giovane mamma ha partorito il suo bimbo nel water della parrocchia, probabilmente senza neanche rendersene conto. A fare la tragica scoperta, la cognata, che era con loro in sagrestia. Il parroco Don Bruno Lancuba ha immediatamente avvisato il medico e i carabinieri che sono giunti sul posto. Purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare. La donna ha partorito il bimbo con tutta la placenta ed il sacco vitellino ancora attaccato. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia agropolese agli ordini del capitano Fabio Lagarello, che in queste ore attendono i risultati di alcune analisi che potrebbero far capire cosa sia successo realmente. La donna è stata poi portata presso l'Istituto Clinico Mediterraneo Agropolese, dove è attualmente ricoverata per le cure del caso. Ancora una notizia di cronaca per il Cilento. Nella serata di ieri una donna di 77 anni, originaria di Agropoli, si è tolta la vita lanciandosi dal terzo piano di una casa albergo nel comune di Capaccio Pestum. Inutili i soccorsi dei sanitari giunti prontamente sul posto, per l'anziana donna non c'è stato nulla da fare. L'anziana è morta sul colpo schiantandosi al suolo. Non si conoscono ancora le cause che avrebbero spinto la donna a compiere il tragico gesto. A ricostruire la dinamica dei fatti, le immagini del sistema di videosorveglianza presenti presso la casa di riposo. Restiamo sempre a Capaccio Pestum, un uomo positivo al coronavirus. Il sindaco Alfieri ci tiene a precisare, niente allarmismi, ma vediamo il servizio. L'ASL ci ha informato che un nostro concittadino è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo sul suo profilo Facebook è il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri. La catena dei contatti è stata ricostruita, sottolinea Alfieri. Ho provveduto ad attivare tutte le procedure di mia competenza e a convocare il centro operativo comunale, che in questo momento è già al lavoro. Niente allarmismi, sottolinea Alfieri, ma osserviamo tutti con il massimo scrupolo le disposizioni relative al distanziamento sociale. Mi sia consentito, conclude il primo cittadino, un pensiero di vicinanza alla persona che sta vivendo questo momento difficile. Appena avremo altri aggiornamenti, ve li comunicheremo tempestivamente. Ad essere il risultato positivo al Covid-19, al momento è solo un cittadino di Capaccio. Nei giorni scorsi si era recato nel Napoletano per un intervento, probabilmente potrebbe avere contratto lì il virus. Il Covid non è in ferie, nuovi contagi anche nella città di Salerno, ce ne parla la nostra corrispondente. Sentiamo. C'è di nuovo in giro per la città l'auto della Protezione Civile negli ultimi giorni che con il megafono dal mezzo ribadisce l'obbligo dell'uso della mascherina, di evitare assembramenti e di mantenere comportamenti corretti per limitare la diffusione del contagio del coronavirus. E non sarà un caso che ciò avvenga in città proprio in questi giorni, quando seppur in sordina si registrano nuovi casi di persone risultate positive ai tamponi. Il virus non è andato in ferie, i numeri, seppur ridotti, di persone contagiate lo dimostrano. L'ultimo contagio a Salerno in ordine di tempo di cui si è venuti a conoscenza dopo il caso dei medici del 118 di Via Vernieri e dell'ASL di Pastena è una dipendente bancaria di un istituto bancario del quartiere Carmine di Salerno. Lievi sintomi che hanno reso necessaria alla donna di essere sottoposta al tampone che ha poi dato esito positivo. Seppur non ci sono persone ricoverate né all'ospedale Ruggi né all'ospedale da Procida, mentre si ricostruisce la catena dei contatti
della bancaria. Sarà pure un caso, ma sia in via Prudente che in via Paolo De Granita indiscrezioni attribuirebbero la chiusura temporanea di due attività commerciali per la sanificazione dovuta a possibili contagi. Breve pausa pubblicitaria, tra poco con la seconda parte del nostro notiziario. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro polifunzionale Elysium, piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info at elysiumforyou.it. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno. Villa Franca, a Domignano Scalo, per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24, svolta da infermieri professionali. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, profumeria fornitissima delle più grandi firme. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, via Mattine, Agropoli. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa, Italia! Ben ritrovati in studio per la lettura di altre notizie. Nella seconda parte del nostro telegiornale partiamo da Agropoli, pugno duro contro il commercio abusivo, fanno sapere da Palazzo di Città, nell'ambito del progetto Spiagge Sicure Estate 2020, teso ai controlli legati all'emergenza sanitaria e al contrasto del commercio abusivo. Sabato mattina la Polizia Municipale ha effettuato, dopo quelli della scorsa settimana, un nuovo sequestro di merce che veniva venduta illecitamente sugli arenili del territorio. La sicurezza e la legalità prima di tutto, fanno sapere da Palazzo di Città. E ancora controlli sul territorio scattano anche nel comune di Castellabate. Con l'approvazione in giunta del progetto Castellabate Sicura 2020 scattano i controlli lungo la costa e sulle spiagge per la verifica del distanziamento sociale e del corretto posizionamento degli ombrelloni e lettini. Inoltre sono stati attivati anche i turni di controllo notturni per salvaguardare la sicurezza urbana e stradale, prevenendo fenomeni di degrado e movida senza attenzione ai distanziamenti. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Costabile Spinelli, in sinergia con la Polizia Municipale sotto il coordinamento del comandante Manola D'Amato, ha predisposto misure stringenti per garantire la sicurezza dei cittadini e vacanzieri durante questa particolare stagione estiva. Castellabate, meta turistica cilentana per eccellenza, vede un esponenziale afflusso di persone e di veicoli, soprattutto in alta stagione durante i fine settimana. Le attività di controllo ad oggi hanno rilevato infrazioni delle direttive anti-Covid-19 e portato al sequestro di 65 ombrelloni lasciati incustoditi e 1.500 sequestri per abusivismo commerciale. Controlli anche sul rispetto del codice della strada, sono stati infatti elevati 10 verbali per sosta e transito in area pedonale. Un pubblico esercizio è stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme sull'asporto.
Presteremo particolare attenzione al rispetto delle regole sulle nostre spiagge, fa sapere il primo cittadino Spinelli. Sarà per tutti un'estate diversa, ma da vivere in tutta sicurezza e con la giusta prudenza, e per questo faccio appello al senso di responsabilità individuale. Ritorniamo invece adesso su Agropoli. Da venerdì mattina è stata operata la tinteggiatura delle strisce degli stalli del parcheggio Landolfi, come da delibera di giunta numero 145 del 6 luglio 2020 è stato stabilito che dalle ore 8 alle ore 18 il parcheggio sarà gratuito, a pagamento invece nella fascia oraria dalle 18 alle ore 20 fino al 30 settembre. Come annunciato, afferma il sindaco Adamo Coppola, abbiamo dato seguito ad un nuovo piano parcheggi che prevede per l'ex campo Landolfi una gratuità della sosta tra le 8 e le 18, in modo da agevolare lo shopping in tranquillità e al fine di dare una mano agli esercenti del centro. E sempre per quanto riguarda le soste in città, sono stati istituiti, come da delibera di giunta numero 145 del 6 luglio 2020, appositi spazi riservati ai camper. Sono a pagamenti quelli in via della Lanterna, via Romanelli, parcheggio Landolfi, gratuito invece presso lo stadio Guariglia. Andiamo di nuovo a Castellabate, riattiva anche quest'anno la navetta che tutti i venerdì, sabato e domenica di luglio e di agosto collegherà le località costiere di San Marco e di Santa Maria con il centro storico di Castellabate. La prima cosa del nuovo servizio di trasporto turistico è partita ieri domenica. La prima corsa è partita ieri, domenica 12 luglio. Si tratta di un servizio promosso dall'ente comunale, curato dalla società di trasporti locale SMEC, che permetterà di raggiungere comodamente il borgo evitando l'utilizzo di mezzi propri e la ricerca di un parcheggio nel centro storico. L'organizzazione del servizio di collegamento serale quest'anno è stata particolarmente impegnativa, tenendo conto del protocollo di sicurezza sanitaria che la società di trasporti ha dovuto porre in essere. Anche nel corso di questa stagione turistica un po' particolare siamo riusciti a garantire il prosieguo di servizi turistici molto importanti per agevolare la mobilità locale, dichiara l'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri. Il direttore del Parco archeologico di Pestum e Velia, Gabriel Zuck-Trigel, è stato nominato membro onorario della Società Friulana di Archeologia, l'ente di volontariato culturale che da circa 20 anni partecipa alle attività di manutenzione e pulizia dei monumenti di Pestum. Ad insignire il direttore del parco della tessera numero 5000 è stata una delegazione di soci veterani arrivata appositamente a Pestum dal Friuli per una intima cerimonia di consegna rimandata da diversi mesi a causa dell'emergenza sanitaria che ha bloccato l'Italia. Conferendo al direttore Zuck-Trigel la tessera di socio onorario, rinsaldiamo con Pestum un legame di intensa amicizia e di condivisione di intenti iniziato nel 2001 e che anno dopo anno si consolida sempre di più, dichiara Maurizio Buora, presidente della società. Onorato e felice di aver ricevuto la tessera, si dice così il direttore Gabriel Zuck-Trigel, per il parco archeologico è molto importante la collaborazione con associazioni di volontariato e soprattutto con gli studenti delle scuole. Nel 2020 la delegazione di Friulani ancora non ha iniziato i lavori al parco a causa del Covid-19. Si spera che a settembre una rappresentanza di soci adulti possa ritornare presso il parco archeologico e confermare ancora una volta il sostegno alla città dei templi. Ci fermiamo ancora per dare spazio alle offerte commerciali. A tra poco. Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno.
Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent. Ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Grif delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni. Lenti a contatto. Focus Point. Via Alcide De Gasperi 22. Agropoli Salerno. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, i pavimenti e i rivestimenti delle migliori marche, vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia, Capaccio Scalo Salerno. Psicofisico, studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, pagina Facebook, studio nutrizione e benessere. Convergenze, internet, phone, TV, energie. Ben ritrovati, terza ed ultima parte del nostro notiziario. Andiamo ad Alfano, dove c'è stata la prima edizione della rievocazione del grano. Ci spiega tutto nel servizio il nostro corrispondente Daniele Romualdi. Mi trovo ad Alfano, provincia di Salerno, in località Veggiano, in occasione della prima edizione della rievocazione storica La Passione del Grano, organizzato da Inside Cilento e il Monte Frumentario. Tante sono le persone accorse qui per questa rievocazione, quindi andiamo a scoprire questo nuovo appuntamento che nasce nell'estate cilentana 2020. Nella sostanza, che cosa abbiamo fatto vedere oggi? Nel giorno della mietitura, visto e considerato che i mietitori sostanzialmente andavano contro natura, tra virgolette, perché andavano a creare quel vuoto vegetale che di solito è prerogativa della natura, cercavano di scusarsi, tra virgolette, con il grano, dicendo che non erano lì per tagliare il grano, ma per cercare questo capro, quindi questo animale mitologico che all'interno del campo danneggiava il raccolto stesso. E quindi con la scusa di cacciare il capro sostanzialmente mietevano il grano. Oggi abbiamo avuto il piacere di avere qui tante memorie storiche del nostro territorio, come Carlo, come Antonio, come Angelo e come Giovanni, che tra l'altro hanno mostrato anche a noi più giovani come si miete il grano a mano. Poi naturalmente ci affidiamo anche ai mezzi meccanici, perché appunto non vogliamo che questi riti diventino pura goliardia, come spesso tra l'altro dice anche Antonio di Caselle, ma vogliamo che diventino una vera possibilità di lavoro ed economia per il nostro territorio. Noi abbiamo piantato soltanto il grano, ma siamo entrati in un percorso molto più articolato, un percorso che è iniziato 15 anni fa con Antonio Pellegrino e che è quello di una rivalorizzazione del territorio attraverso delle pratiche di verità. Questo cosa significa? Significa recuperare il nostro patrimonio gastronomico, culturale, storico, per questo la rievocazione storica, per questo grano. Un grano che dunque sia vicino a quello che è il territorio. Molte volte, magari qui mi rifaccio alle parole forti di Antonio che uso spesso, noi abbiamo fatto un recupero del valore soltanto sotto un profilo folcloristico, nel senso abbiamo fatto pure le sagre dei cavatieddi, ma poi non si coltiva grano in Cilento, oppure siamo il grano canadese. Questa non è una pratica di verità. Le pratiche di verità, un territorio recupera la sua validità nel momento in cui mette in atto delle pratiche di verità. Questa era una rievocazione di un qualcosa che diciamo era presente nella letteratura antropologica e che ci restituisce un pezzo di storia
di questi territori, una dimensione di relazione, di evocazione. Però era importante farlo qua al Fano, sotto la Rupe di San Leo, il Centaurino. Questo è stato il granaio almeno per 2,5 millenni delle popolazioni che hanno vissuto su questi territori. Quindi è un valore altamente simbolico, la voglia di legarsi e di mettere radici, e credo che oggi quella suggestione in qualche modo ci sia stata, no? Una radice che non è solo comunicativa, ma che diventa alimento, verità, cibo. La cosa fondamentale è appunto questa, ritornare a fare il grano sulle nostre colline, sulle nostre montagne, ritornare a mangiarlo in una dimensione non solo di valorizzazione, ma una dimensione di verità. Fin da quando lei ha iniziato a mietere il grano? Io avevo 14 anni, oggi non si fa più perché ormai grano se ne mette poco, allora non conviene perché il terreno non è adatto e allora le persone se ne sono emigrate e così. E cosa ne pensate di questi giovani che sono avvicinati alla passione del grano? Magari facessero quello che devono fare, perché ma i giovani non rendono oggi, la campagna non rende, allora i giovani non si possono fermare qua. Fare cutima, che è un termine che noi utilizziamo, vuol dire poi permettere a qualcos'altro di nascere. E qui siamo un tiro di schioppo da Casella in Bitteri. È l'influenza di quella bellissima idea che è iniziata 15 anni fa, comincia a ridondare un po' nelle valli, e quindi anche qui è arrivato il grano e insomma le feste che sono legate al grano. Noi siamo gemellati con Casella, io con Rione Forge e Mardetta, Carlo con Pandanella, con la Pandanetta, con Rofrano, quindi diciamo da mietitori tra virgolette esperti, almeno io, poi Carlo è esperto veramente, siamo venuti per questa bellissima manifestazione che speriamo possa crescere nel breve periodo. Però non ti devi fermare qui, giusto Carlo? Assolutamente, credo che questo sia un segno da portare ai ragazzi che vengono dopo di noi, perché è necessario lavorare la terra, cercare di produrre e non di comprare tutti questi prodotti che arrivano dalle multinazionali. Canta lo riscignolo la mattina, canta la calandredda in coppa la spina. La rinninetta canta quando vola, canta lo pizzifierre la pernice. Lo zappaturo canta con cigne arte, cantando vai girando per ogni parte. La pastoretta canta in talo grano, che ogni ricchezza era la terra bene. Grazie. E la Proloco Perito, in collaborazione con il Comune di Perito, il patrocinio della BCC Buccino Comuni Cilentani, Gruppo Bancario Cooperativo ICREA e le associazioni Vasci, Portuni e Pertose, Cilento Domani, Arte e Cultura Mediterranea, organizza la prima edizione di Mercatino dell'Artigianato a partire dalle ore 18 in Piazza della Vittoria domenica 19 luglio. A seguire alle ore 20 il concerto di Alessi e Trio Experience. Artigiani, professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità. Lo scopo fondamentale di tale iniziativa è quello di valorizzare l'artigianato locale del territorio cilentano. Il tutto rispettando le normative legate all'emergenza Covid-19. Dunque un appuntamento da non perdere, dove potrete inoltre visitare il borgo storico di Perito. Adesso invece ci spostiamo a Castelcivita, nelle caratteristiche cavità delle grotte in scena l'Inferno di Dante. Ce ne parla la nostra corrispondente del Vallo di Diano. Vediamo. All'interno delle grotte di Castelcivita è andato in scena nello scorso weekend l'Inferno di Dante, la rappresentazione evento della Tappeto Volante. Sabato sera è stato un ridebutto post-Covid che ha regalato intense emozioni. Da 15 anni, con 1.258 repliche e più di 1 milione di spettatori, diffonde soprattutto tra le giovani generazioni la figura e l'opera del sommo poeta. Lo spettacolo si snoda per circa 1 chilometro nelle ampie cavità delle grotte, in cui lo spettatore attraversa i 9 cerchi dell'Inferno, accompagnato da Dante, i diversi personaggi che lo popolano, da Virgilio a Francesca da Rimini, dalle fiere a Farinata degli Uberti, da Beatrice alle Rinni, Pier delle Vigne, Ulisse, il conte Ugolino, a fare da cornice una struggente e inedita colonna sonora scritta da Enzo Gragnaniello.
È una seducente visita spettacolo ideata e diretta da Domenico Corrado, specialista nel creare eventi in cui si coniugano bellezze storico-naturalistico-architettoniche e grandi opere letterarie, per un turismo culturale da cui oggi far passare la rinascita e il futuro del territorio. La Tappeto Volante porta l'arte teatrale là dove il teatro non è di casa, riuscendo a far sembrare tutto magicamente naturale, e per la prima cantica della Divina Commedia utilizza l'incantevole location delle grotte nel cuore delle Dolomiti del Cilento, uno straordinario scenario preistorico che arricchisce con giochi di luce, suoni e installazioni d'arte contemporanea. Imponenti gruppo stalatto-stalagmitici e straordinarie morfologie di concrezionamento fanno da quinta scenografica circa 30 artisti, tra attori, cantanti e ballerini. Un'esperienza sensoriale da non perdere. Vi aspettiamo qui alle Grotte di Castelcivita, il prossimo appuntamento è l'8 agosto, mi raccomando. E con questo servizio andiamo a chiudere il nostro TG Estate. Vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e per averci preferito l'appuntamento con la nostra informazione rinnovato ad una prossima edizione. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito internet per restare aggiornati su ciò che accade nel Cilento e nella nostra città di Agropoli. Grazie e arrivederci.